Таркараманіко Терме. Adesso noi siamo nel comune di Таркараманіко Терме. Questa città è un risorto naturale perché qua ci sono le terme con le acque putride, come erano chiamate nel Medioevo. C'è un sorgente con l'acqua zolfurica. È molto buono e adesso noi andiamo verso questo fonte. L'altitudine qua è 638 metri. Таркараманіко Терме è chiamato così, ci sono due leggende. Una è che l'imperatore Ludovico il II ha avuto un consigliere, un monaco Caro, con il nome Caro. Questo monaco era un francese, a proposito. E lui ha consigliato a Ludovico II costruire qua questa città e per questo è chiamato Таркараманіко, Caro Monaco. Anche qua c'è un grande convento benedettino, qua giù, e anche una contrada di Таркараманіко Терме, dietro di me, dietro di questo bosco, si chiama Case Monache. Allora qua c'era sempre la presenza della chiesa, dei monaci. Sì. L'altra leggenda su questo luogo è che Аркараманіком in longobardo antico era la parola che significava un posto fortificato. Un posto fortificato. Questa è la montagna Morrone, Monte Morrone. Adesso noi abbiamo fatto una bella passeggiata di 12-13 km con con un dislivello di altitudine di 500 metri. Era molto difficile di farlo. Oggi è il primo febbraio, ma la temperatura è molto alta. Oggi qua, sull'altitudine di 640 metri, la temperatura era, diciamo, 20-21 gradi. E oggi è il primo febbraio. Perché? Perché qua c'è il fenomeno che si chiama Garbino. Garbino è il vento di sud-ovest. Di sud-ovest che sempre porta con sé il calore, è un vento molto forte e molto secco, per questo adesso è così caldo. Garbino è il nome in Abruzzo, ma generalmente in Italia si chiama Libeccio. Libeccio questo vento. Anche sopra è possibile vedere che la neve si scioglie adesso. E la comune di Таркараманіко Терме comincia nella valle di fiume di Orta, sull'altitudine di 400 metri, e va molto molto alto, quasi fino alle cime di Maiella, fino all'altitudine di 1800-1700. Lì veramente l'ambiente è molto molto lunare. E Таркараманіко Терме si posta sulla confluenza delle due fiumi. Fiume Orta, che comincia ad andare, mi sembra, da Lama Bianca, dal bosco di Lama Bianca, e un altro fiume si chiama Orfento. E qua c'è un famoso canyon, Valle d'Orfento. Noi siamo andati lì una volta, è molto bello, ma devo dire ci sono i percorsi anche abbastanza difficili in questa zona lì. Ciao, buongiorno. Noi siamo adesso in Таркараманіко Терме. Noi abbiamo fatto una bella camminata da, diciamo, Santa Eufemia di Maiella fino a qua, 14-15 km, e questo è un tesoro d'Abruzzo. Questo
Questa fonte si chiama la salute. Questa è l'acqua solfurea con zolfo. C'è un sapore di eggs. Uova. Di uova rotte, un sapore caratteristico per zolfo, ma è molto bene per stomaco, per tratto intestinale e generalmente per tutto la salute. Io come un dottore di chimica, di farmacia, posso consigliarvi a bere quest'acqua. Meraviglioso per me, ma Giulia, per esempio, non può bere quest'acqua. Per lei, lei dice che è orribile, perché il sapore è molto forte, ma quando tu bevi tu puoi sentire come la salute entra nel tuo corpo, entra nel tuo organismo.